Buon venerdì amici di Teleprime, ben ritrovati a Gossip Mania per questo nuovo appuntamento con tutte le chiacchiere che riguardano il mondo dello spettacolo, della musica, i litigi che ci piacciono ancora di più, possiamo dire, di tutti gli intrecci amorosi e soprattutto le ultimissime novità delle ultime 24 ore e anche quelle future del weekend, poiché ne approfittiamo in mia compagnia, come sempre la favolosa, abbronzatissima, sempre di più. Poi tra qualche giorno la vedremo completamente scura, praticamente si vedranno solo i denti. Elvira Vigliano, ciao Elvira. Ciao Alessia, ben ritrovata, oggi tutto floreale. Ah sì, oggi un po' floreale per introdurre il weekend. Il weekend primavera quasi estate, perché oggi... giustamente domenica piove, esatto. Te lo dico a qua, cioè, ovviamente fa parte di questo strano periodo. Allora devo dire una cosa prima di iniziare, tu già sai perché te l'avevo detto, l'avrei detto, Elvira non ha voluto iniziare la trasmissione, quindi niente. Ma allora io cedo il ruolo a te perché lo sai fare benissimo. Grazie, troppo quindi gentile. Non c'è paragone. Non posso replicare dopo questa sviolinata, quindi non posso dire niente a mia discolpa, va bene così, volevo cedere gli onori di casa oggi. No. Niente, resta comunque il mio favoloso braccio destro. Sì, no, sì, destro. No, sinistro. Sì, il tuo sinistro e il mio destro, quindi tutto sotto controllo come sempre. Noi iniziamo subito con i nostri argomenti. Il primo argomento ha un non so che di incredibile, perché restiamo sempre stupite dalle novità che riguardano la coppia più chiacchierata dell'ultimo periodo, quella che riguarda Diletta, Leotta e Gian. Ci sono persone che ancora lo chiamano Can, ho visto oggi no, in ragazzi. TV. Invece, come dice la Barbarella nazionale, Jean Yaman. Sì. Mi raccomando, memorizzate la pronuncia corretta. In realtà siamo state un po' reduci da un periodo abbastanza tranquillo, una settimanella dove sembrava non fosse successo sì. niente di nuovo. Anche questo bacetto nella storia, insomma. Esatto, questo bacetto, quindi c'è stato questo ritorno ufficioso, ufficiale di Gian nelle storie di Diletta, tutto bene, alberghi, film insieme, in attesa del nuovo weekend, il campionato è finito, quindi Diletta dovrebbe essere un po' più tranquilla, nonostante gli impegni lavorativi che ci sono sempre, ovviamente. Eppure troppa quiete neanche va bene, soprattutto nel mondo del gossip, poiché i fan e non solo hanno notato un particolare veramente esorbitante, poiché è uscita questa nuova copertina che possiamo vedere ovviamente dalla nostra precisissima e bellissima grafica. Copertina dove si abbracciano, sono uniti più che mai, Diletta in questo vestitino, anche lei dai temi campagnoli, sì. possiamo dire, dai temi picnic, eppure qualcuno ha detto, ma io sta foto già l'ho vista, però il problema è che Diletta, nella stessa foto di qualche tempo fa, non era con Gianna, no, ma era con suo padre. Qualcuno di un po' diverso, ecco. La foto effettivamente è identica e sembra sia stato una copertina fotomontaggio proprio per continuare a parlare di questa storia, per gettare via un po' i fantasmi di una rottura e così via, ma neanche il disturbo di fare una foto nuova, insomma. No, più che altro il problema è che chi ha deciso di fare questa copertina ci doveva pensare su un po', sì. un po' di più, perché insomma bastava semplicemente chiedere una foto o prenderne una diversa e non si sarebbe creato tutto questo caos, anche perché insomma i fan sono sempre attenti, quindi ci vuole poco per incastrare i dati e capire effettivamente se si tratta di vero o di fotomontaggio. Nel loro caso sinceramente non so più cosa pensare, perché ogni settimana ne esce una nuova, su Gian sappiamo soltanto che la segue ovunque. Però più di questo, insomma, non sappiamo nulla del loro rapporto, se non di questi hotel, di questi cavalli che ogni tanto compaiono, perché ho scoperto che a lui piacciono i cavalli e quindi per questo ci sono i cavalli sempre nelle foto. Sì. È vero, infatti anche quando andarono in questo maneggio e così via, era andato Gian a cavalcare, insomma, il suo cavallo e quindi lei ovviamente l'aveva accompagnato, quindi
è sempre un rapporto molto particolare, ma anche perché sostituire la foto del padre, quindi una persona molto importante nella vita di Diletta, una persona di riferimento per quanto riguarda appunto il sesso opposto, con quella di Gianna, non è stata neanche una cosa molto carina, diciamo così. Il problema è che questo sarà poi utilizzato dalle vittime della situazione per dire che loro non ne sapevano niente. Poveri. Quindi si libereranno anche di questo peso, perché è stata giocata male questa partita, insomma, bisognava l'ennesima. Sì, bisognava essere un pochino più furbi, e soprattutto se c'è un accordo di base, insomma, non si sa chi ha sbagliato di più, ecco. È verissimo, fatto sta che questa storia continua a non convincere, ci si è glissato un po' sulla questione matrimonio, questa proposta che c'è stata in grandissimo stile, lo abbiamo già spiegato nei mesi scorsi ormai, perché il tempo passa. Gianna aveva comprato anche un anello molto importante insieme alla mamma di Diletta, quindi la cosa era più che ufficiale, poiché quando si includono anche i genitori, poi ne stavo parlando proprio prima con un amico della difficoltà in molti casi anche di presentare dei fidanzati in famiglia, e quindi rendere il tutto ancora più importante, soprattutto all'inizio di alcune storie. E una volta che però Diletta ha ricevuto l'anello, che poi ha indossato e dopo qualche settimana poi ha riposto nel cassetto, c'è stata anche questa proposta di matrimonio negata, da lì la partenza dello stesso Gian per la Turchia, i tanti inciuci, le foto del passato di Diletta, e poi all'improvviso sembra che tutto vada bene, anche come ha dichiarato la stessa Leotta, la consegna dei vari tapiri che ha ricevuto. Il problema, se qual è, che non riesco a capire il motivo per il quale debbano tenere in piedi questa pantomima, se così è, perché effettivamente non c'è niente di male né a stare insieme né a lasciarsi. Il problema è che lei non ha fatto altro che collezionare brutte figure, e quindi forse vuole dimostrare di non essere come la disegnano, per fare una grande citazione. Il punto è che non fa altro che finire sui rotocalchi sempre per qualcosa di sbagliato che fa, almeno secondo l'opinione pubblica. È una donna libera a tutti gli effetti, quindi nulla le vieta di fare quello che sente. Quindi non riesco a capire il motivo che c'è dietro questo voler mantenere in piedi questi pezzi di questa relazione, che sembra ormai arrivata alla deriva già da molto tempo. È vero, infatti vedremo se nel weekend ci dovessero essere aggiornamenti di viaggi insieme, di scappatelle nelle varie città italiane, nuovi alberghi, chissà, nuovi elementi che possono emergere da questa chiacchierata storia d'amore, che continua però a non convincere veramente nessuno, quindi almeno su questo mette sì. Tutti d'accordo. Intanto cambiamo ancora argomento, perché c'è stata un altro botta e risposta, poi molto particolare, un'altra vicenda sotto i riflettori nelle scorse ore, che riguarda Fabio Volo e Fedez, e non solo Fedez, ovviamente quando si parla di Fedez tutta la famiglia. Esatto, tutta la famiglia, eliminiamo solo i pargoli perché sono ancora troppo piccoli, secondo me tempo che comunque possano compiere 12-13 anni, sì, e sì. Tipo il figlio di Corona, verranno anche loro coinvolti nel gossip, sicuramente, almeno in tutte le novità del mondo dello spettacolo. Ebbene sì, perché Fabio Volo ha avuto tanto da ridire proprio su Fedez, su tutta la querela delle querele con la Rai, sappiamo, dopo il concertone del 1° maggio, è già passato un mese, poi sì, incredibile, come non stiamo vivendo praticamente, quindi. Esatto, cioè dicevamo, ah, quando ci sarà la zona gialla, invece peggio di prima, non proprio. È cambiato niente, sì, non si riesce neanche a riprendere i ritmi, no. Quindi proprio una tragedia, ci mancava solo l'allergia e le mezze stagioni, stiamo a posto, proprio un periodo stupendo. A parte ciò, Fabio Volo non li ha mandati a dire, ha parlato appunto di Fedez, di tutte queste problematiche delle querele con la Rai, dicendo, vabbè, tanto qualsiasi cosa accada ci pensa Chiara Ferragni, che con un like, un video, un messaggino, una presa di posizione risolve sempre tutte le problematiche del marito, è lei che porta i pantaloni nella famiglia Ferragnez. Una cosina un po' pesantuccia, però devo dire che un fondo di verità c'è. Esatto.
Perché è successo, insomma, e con la storia di Sanremo e poi con le problematiche legate al concerto, che sono, diciamo, gli eventi che più hanno caratterizzato la situazione. E se vogliamo tornare indietro nel tempo, addirittura quando ci fu la festa di compleanno in quel supermercato, fu lei a dare, insomma, le Sempre lei. spiegazioni del caso. Quindi forse il suo modo di essere, il fatto di conoscere molto bene i social, la porta anche a gestire queste situazioni. Fedez fondamentalmente è un cantante, quindi cerca magari di utilizzare i social per veicolare dei messaggi Perciò lei importanti. si chiama influencer. Però lei è proprio un influencer, c'è molto da imparare da questo punto di vista. Da una parte l'ammiro perché, sai, la gestione dei social non è così semplice come si può immaginare. Quello che accade sul web resta sul web per sempre. E anche a distanza magari di anni si ritorna poi a parlare di un qualcosa. E, insomma, è una situazione un po', cioè un'accusa un po' forte, però insomma, non gli do tutti i Sì, è torti. vero, un fondo di verità c'è anche perché Chiara Ferragni sa sempre come dire le cose, modi giusti, le tempistiche giuste, le parole giuste, sarà per esperienza, sarà per istinto, perché poi le ha raccontato che soprattutto agli inizi della sua carriera è andata molto istinto, ha fatto semplicemente ciò che riteneva giusto, presentare anche se stessa, il suo concetto di moda, il suo concetto di espressione, e quella è stata proprio la sua fortuna perché ha dato il via poi a questa rete di influencer. Lei è stata sicuramente la prima lungimirante imprenditrice digitale presso se stessa, diciamo, che può essere uno scherzo, però è la sacrosanta verità, perché poi lei e Mariano Di Vaio hanno veramente aperto un mondo e Sì. tutti coloro che poi sono arrivati dopo non hanno saputo neanche eguagliare di un po' il loro grande successo e la loro naturalezza, perché non si sono mai snaturati poi. Questo è vero, e poi insomma, quando sai, ci si trova al bar quelle rare volte e si discute magari su questi temi, ho notato una cosa, che non c'è odio nei confronti di Chiara, non ci sono posizioni negative nei suoi confronti. Per la maggior parte delle persone è una donna che comunque utilizza i social come lavoro. Il problema nasce per tutti coloro che invece cercano di imitarla, quindi c'è un'inversione di tendenza in quel caso perché si nota anche come in realtà non lo sappiano fare, che cercano semplicemente di imitare Chiara Ferragni. Però mi ha colpito questo che insomma non c'è nessuno che pensa qualcosa di negativo su Chiara Solo Ferragni. Fabio Volo, Solo Fabio Volo, che evidentemente. però effettivamente, piuttosto che pensare male, ha Sì, elevato Chiara certo. Ferragni, perché insomma le ha dato un potere decisionale, Sì, soprattutto coniugale, forse che. sì, un po' meno Fedez, ma era assolutamente per mettere sotto i riflettori il ruolo di Chiara Ferragni, anche perché ha analizzato altre due situazioni. Ha detto che non è tanto concorde, come hai detto tu poco fa, riprendendo proprio delle sue parole, il fare beneficenza e metterlo spesso sotto ai riflettori per tutto ciò che è successo poi in passato, e anche lì è stata chiara a togliere le castagne dal fuoco della situazione di Fedez. E poi ha detto, cosa che poi dice spesso perché Fabio Volo è anche uno di noi, io spesso lo ascolto la mattina in radio, è molto politicamente poco corretto, possiamo dire, quindi veramente è come se uno di noi parlasse in radio di tutto ciò che accade dalla mattina alla sera. E lui effettivamente ha detto: capitano quelle giornate e nel momento in cui metti il piede a terra dal letto va tutto storto. Sì. Quindi quelle giornate proprio storte al 100%. E capita anche a me, anche a noi, di pensare: magari fossi sposato con Chiara Ferragni, che con uno schiocco di dita possa comunque risolvere tutti i problemi del mondo, non solo i miei, delle mie giornate storte. Era un po' quello, diciamo, il concetto e l'ironia di base. Sì, credo che questo risponda anche un pochino all'immagine che Chiara Ferragni ha tentato di dare di sé. Non sappiamo mai se c'è qualcosa che va storto, Ma anche per quanto sicuramente, riguarda, ad esempio, sicuramente. la scena insomma, del fumare, quella che adesso non mi viene il nome, Narghilè. Narghilè, grazie. Anche quello è una scena divertente che è, insomma, diventata poi molto nota. Non sappiamo quali siano i problemi coniugali, ma soprattutto non sappiamo se poi Fedez soffra la presenza di una donna come Chiara Ferragni, perché almeno chicché se ne dica, le donne impegnate e impegnative fanno paura agli uomini. Nel caso di Fedez, credo che Chiara, per scegliere un uomo come Fedez,
abbia trovato in lui comunque delle caratteristiche peculiari, perché una donna indipendente sotto tutti i punti di vista, a casa, a destra e a sinistra, insomma, riesce a portare avanti diverse campagne, anche quelle di beneficenza, e ha coinvolto poi anche Fedez, certo, dandogli insomma un eco molto importante. Fatto sta che insomma fare beneficenza e non dirlo a nessuno risulta un po' difficile, perché nel loro caso fanno beneficenza servendosi degli altri. Diverso invece è quel tipo di beneficenza che fanno George Clooney o ancora Angelina Jolie, che prendono parte del loro patrimonio e lo donano poi a delle associazioni. Certo. Però insomma è un po' la tecnica, che quella di Chiara Ferragni, che viene utilizzata anche in televisione, quindi è un modo utile per coinvolgere più persone. Pensa che insomma, per quanto riguarda le uova di Pasqua, almeno quando aprivi Instagram trovavi tutti maschi e femmine che avevano comprato l'uovo di Chiara Ferragni, semplicemente perché chi lei... è che non l'ha comprato? Io ed Elvira. Però per dire insomma, e il prezzo era medio alto, perché c'è da dire questo, e questa cosa mi ha spaventato molto, perché ritorniamo al concetto iniziale, quindi da una parte lo capisco Fabio Volo, perché... Non è vero, il potere è comunque tantissimo, poi devo dire la verità, hanno avuto comunque l'intelligenza Chiara Ferragni e Federico, ogni tanto chiamiamolo anche col suo nome, esatto, e Federico, Lucia, nome e cognome. Semmai Leone dovesse scegliere. Esatto. Altrimenti si confonde di nuovo le idee, quindi Federico e Lucia, che hanno percorsi sempre a sostegno l'uno dell'altro, perché sempre entrano in merito nei progetti dell'altro, sia musicali che nelle campagne, nelle scelte professionali, le varie linee di abbigliamento, di smalti, però fondamentalmente nessuno peste piede all'altro, sì. Si sostengono, però lavorano ognuno su binari paralleli che poi a volte si incrociano, però mai sfruttando la posizione dell'altro, cioè anche nel successo musicale di Chiara Ferragni non ha dato fastidio al marito, no. Ha proseguito per la sua strada, così come tutto ciò che ha fatto comunque Fedez, sicuramente ne parleranno insieme, prenderanno decisioni insieme, però agiscono sempre da persone distinte, quindi evidentemente un grande carattere ce l'hanno comunque entrambi. Sì, credo di sì, insomma, Fedez non sembra essere il classico uomo, sai come si dice in paese, con il cappello in testa. Quindi sembra essere quel tipo di persona che insomma è parte integrante. Potete di questo rapporto. Potete sostituire cappello con anche altre parole, poi sta sì, la vostra discrezione in base sì. a... Sono ovviamente. Stata corretta, delicata però. Perfetta come sempre. Noi intanto, per darvi anche modo di cercare sinonimi sul vocabolario, lanciamo un po' di pubblicità e ritorniamo qui a Gossip Mania tra poco. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Eccoci qui dopo il piccolissimo break pubblicitario, perché abbiamo altri due argomenti da analizzare. Partiamo subito dal prossimo, il nostro terzo argomento. Cambiamo totalmente genere, ma neanche troppo, sempre perché poi le star internazionali VIP sono sempre assimilabili a noi, agli italiani, ai problemi comuni, perché infatti abbiamo parlato nei giorni scorsi di alcuni problemi con i domestici di Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, e gli stessi problemi, ahimè, ce li ha anche Kim Kardashian. Però è un periodo particolare questo per lei. Allora, si sta separando dal marito bipolare. Dobbiamo ricordare tutti questi dettagli. Quindi il fatto di pagare i domestici le è completamente passato di testa. Darsi che fosse proprio il marito a dire sì, vi pago oggi, vi pago domani, poi sono scorda e via. Può capitare, insomma. Il fatto è che capita poi in quelle situazioni in cui il denaro c'è sempre. Soprattutto quindi, quando è tanto e si fa economia sulla busta paga dei poveri domestici. Una domanda
cioè la si pone. Ma più che altro con lo show quotidiano che fanno in quella casa, insomma, i domestici è un po' difficile dimenticarseli perché ci sono sempre. Ma infatti, i poveri domestici ovviamente sfruttati, senza giorni di riposo, senza possibilità di ferie, sottopagati, eliminazione di buste paga, dimenticati proprio gli stipendi. Contratto che non esiste. Che non esiste, un contratto così stracciato, carta straccia. Sono dovuti ricorrere ovviamente alle vie legali. Mi sa che ci andranno anche un po' a rimettere i Kardashian, diciamo. Spero, così. Anche perché fortunatamente la legge italiana, che se ne dica, protegge almeno alcune persone, le protegge, insomma. Ci sono un po' di problemi, però da questo punto di vista credo che i domestici faranno un po' le scarpine a Kim. Proprio riguardo a questo, e qui apriamo anche col prossimo argomento del quale andremo a trattare tra pochissimo, non gossip mania, ma gossip problemi legali, sì, o problemi legali mania, hanno chiesto ai cari domestici un risarcimento di $25,000. Pochino. Che a occhio e croce, credo sia molto di più, diciamo, di quello che dovevano percepire, però ci sono anche i danni morali, cioè, tutte le spese legali, quindi ci può le stare, ferie, cioè, tutte le ferie, esatto, arretrate che devono comunque consumare, poi vuoi mettere il villone dei Kardashian a pulirlo, solo per pulire qui gli studi di Teleprima ce ne vuole un bel po'. Quindi immaginiamoci la mansion. A parte, ma poi insomma, poracci pure loro, fanno una faticaccia anche perché sono delle persone, parlo dei Kardashian, che non è che siano poi così rispettosi nei confronti delle altre persone, almeno per chi ha seguito un pochino la loro serie TV sa come si pongono anche nei confronti dei domestici, quindi mi stupisce il fatto che loro abbiano resistito così tanto prima di denunciarli, però fa anche ridere che insomma persone di questo spessore si mettano poi in difetto non pagando chi invece deve essere pagato. Sì, anche perché diciamo che quando si vanno a toccare personaggi così importanti proprio nel mondo, forse si ha sempre anche la paura da parte, in questo caso dei domestici, di non sortire effetti, perché possono trovare sempre il cavillo, certo, le spese legali che costano di più, quindi sai, magari si può patteggiare, quindi magari si attende sempre quel momento in più, ci si pensa sempre 2 o 3 volte, magari non gli permettono più di lavorare, sono situazioni particolari. Anche se gli stessi Kardashian, nello specifico Kim, tramite i propri legali, hanno detto che loro in realtà non c'entrano niente, perché si servivano di una società terza, appunto, che trattava tutta la questione domestici, ed è la stessa società non aver pagato i domestici, non loro. Mi sembra giusto, no? Con questi soldi che fine hanno fatto? Non lo so, però questa versione non ci credo tanto, anche perché insomma, per quanto ne sappiamo, l'agenzia fornisce personale, ma è poi sulla base di accordi familiari, certo, che si giunge alla decisione. No, perciò comunque questi soldi dovrebbero esserci e dovrebbero essere dati all'agenzia. Nel momento in cui i soldi non ci sono proprio, vuol dire che neanche l'agenzia è stata pagata. No. E il problema è che in questo caso poi non si tratta soltanto di 2 persone, ma poi di un'agenzia che comunque ha alle spalle insomma un determinato trascorso, quindi la questione dei domestici, diversamente da Carmen Russo e penso Paolo Turchi, insomma si fa un pochino più accesa, perché qui parliamo comunque di 2 persone che sono state un pochino maltrattate e potrebbero aggiungere dettagli su dettagli anche le vessazioni quotidiane, perché sai, al di là della violenza psicologica che può accadere, però insomma si vanno a toccare tasti particolari, perché anche l'essere trattato in malo modo come un semplice domestico e quindi come uno schiavo può essere dal punto di vista legale una via da poter percorrere, quindi bisogna stare attenti. Vedremo chi avrà ragione, anche perché ovviamente non è il nostro ambito di competenza, quindi non ne abbiamo assolutamente idea. Invece per il nostro prossimo argomento ti faccio una domanda. Tu sai dove è Bugo? No, l'ho perso di vista 3 Sanremo fa. Probabilmente ti dico in tribunale. Anche lui? È proprio con Morgan. Si ritrovano insieme ai domestici.
Sono proprio in tribunale, poi la sergente ha approfittato del momento di distrazione per stare un po' con Corone, eccetera, eccetera, eccetera. Ebbene sì, la querelle legata allo scorso Sanremo, non quello di quest'anno, ma appunto quello dell'anno precedente, è andata a finire persino in tribunale. Ricordiamo benissimo ciò che è successo, un litigio tra Bugo e Morgan, Bugo che ha abbandonato il palco con lo stesso Morgan che lo invocava dove Bugo e ha deciso poi, a me è troppo da ridere, non ce la faccio, Bugo ha deciso poi di reinterpretare la loro canzone che poi manca a farla apposta, si chiamava Sincero, sì, quindi proprio di sincero nulla, prendendo spunto appunto dalla loro esperienza, quindi è diventata Le brutte intenzioni, La maleducazione, sì. E da lì ovviamente il popolo del web in fiamme, ne sono nati dei meme, degli sfottò incredibili, e tutto questo poi devi sapere che ha un senso, quindi non l'ho solo raccontato per farmi due risate, però ti voglio far commentare prima su sì, tutta questa questione. Tra i personaggi c'è anche Elettra che ha cambiato insomma la sua canzone Musica e il resto scompare in Bugo. Insomma, quindi è stata una scena che penso rimarrà nel cuore di tutti, perché c'era poi la coppia Amadeus Fiorello. Che, insomma, Amadeus fantastico, perché ignaro di tutto, sì, sbiancato. Poi Fiorello era la Chiara Ferragni della situazione, perché ha risolto un pochino, tralasciando l'impasse e cercando un pochino di risolvere la questione, anche buttandola sul ridere, perché sembravano effettivamente Bugo e Morgan due innamorati che si erano litigati poco prima e che insomma si mandavano le frecciatine. Per chi non sapeva la storia, poteva essere anche una canzone orecchiabile. Bellissima, ma infatti è stata quasi più famosa ed è diventata ancora più virale. Sì, e poi soprattutto ci hanno fatto conoscere Bugo, perché noi, almeno io personalmente, non ne sapevo l'esistenza. Sì, infatti abbiamo commentato proprio qui a Gossip Mania nelle prime puntate del nostro format, nel periodo di Sanremo, che anche quest'anno durante le esibizioni di Bugo al Festival di Sanremo c'era Morgan in streaming che in realtà lo sbeffeggiava, quindi è stata una storia senza fine. Un odio profondo proprio, non si sopporta, non c'è nulla da fare. Un odio profondo che ho maturato anch'io nei confronti di Bugo, che devo dire la verità mi era molto simpatico. Poi domenica scorsa, in occasione del pareggio del Napoli, si è lasciato andare a delle dichiarazioni, possiamo dire, di odio nei confronti del Napoli e dei napoletani, quindi io di riflesso non lo sopporto più. Mi sembra giusto. Esatto, quindi diciamo non sono compassionevole, tantomeno Morgan. Infatti dicevamo che lo stesso Bugo l'ha portato in tribunale perché si è permesso di cambiare il testo originale della canzone senza l'autorizzazione né sua né degli autori, che al contempo hanno portato anche loro Morgan in un'aula di tribunale per questa prima udienza, e soprattutto per tutti i meme offensivi che ne sono scaturiti. Noi qui ne abbiamo una carrellata dei più belli, tipo Alla ricerca di Bugo, veramente delle cose ovviamente quelli che si potevano passare in pomeriggio sulla nostra emittente, perché gli altri li andrete sicuramente a cercare. Ma soprattutto, prima abbiamo parlato di $25,000 di risarcimento, ora parliamo di €240,000 che Bugo chiede a Morgan. Non li so contare, non li so manco scrivere. Giustamente avrà detto, come cantante ho capito che non ho futuro, faccio un po' di soldi in tribunale che forse facciamo giusto prima. Sinceramente mi sembra molto esagerato. Brutte intenzioni. Perché bisogna prenderla anche un pochino a ridere. Si sapeva che insomma quella canzone non avrebbe vinto Sanremo, perché c'erano già dei papabili vincitori già dalla prima serata. Poi insomma tutto quello che ne è scaturito ha permesso comunque ad entrambi di essere invitati poi in diverse trasmissioni, di, nel caso di Morgan, di creare un nuovo singolo, quindi insomma c'è stata una risposta positiva da parte del pubblico, da qui ad arrivare in tribunale. Insomma, capisco gli autori, perché può essere giusta come reazione, però Bugo...
Un po' troppo di effettivamente, anche perché abbiamo detto appunto qualche giorno fa, anche durante il prima TG di Teleprima, che il 10 giugno probabilmente sarebbe stata la data per il via libera dei vaccini. Sì. Poi hanno saputo che in realtà il 10 giugno c'era l'udienza di Morgan e Bugo e l'hanno anticipata al 3, quindi è tutto normale. Che così possiamo andare a sostenere Morgan nel nostro caso, perché ormai odiamo Bugo, però non so se ci sono dei sostenitori di Bugo sul serio. So solo che c'è il figlio su TikTok che è molto simile a lui. Cioè, davvero? Non l'ho mai visto, non lo so. L'ho visto la settimana scorsa e nessuno credeva che lui Bughino fosse Bughino. Dopo questa me ne vado. Sì, ciao Alessia. E nessuno sapeva che fosse il figlio e lui ha fatto un video vantandosi di essere il figlio di Bugo. Ma wow, guarda! E veramente. Da lì è un altro influencer. Ma infatti, sì. Guarda, approfondiremo e ve ne parleremo lunedì con tanto di video, per forza. Per forza, che è da vedere, proprio questo video è interessantissimo, pieno di cultura, all'Alberto Angela proprio. Immagino, infatti. Poi lunedì dobbiamo parlare anche di Chiara Nasti, che è stata protagonista sui social dei problemi molto molto seri per quanto riguarda la chirurgia plastica al seno e la bronzatura. Quindi veramente dei problemi esistenziali non da poco. Non so se dormirete, no. Noi credo di no. E soprattutto dovete aspettare per forza lunedì, quindi mi raccomando, rimboccatevi le maniche, cercate di distrarvi e poi lunedì vi racconteremo del figlio di Bugo e appunto dei problemi di abbronzatura di Chiara Nasti, quindi mi raccomando. Nodi fondamentali per continuare a vivere. Anche degli addominali di Cerioli, perché certo. Questa settimana li abbiamo snobbati, ma ci avviciniamo alla finale. E tanto, quindi zitto Cerioli. Che vince, infatti, guarda, anche per manifesta inferiorità degli avversari, però zitto la differenza l'ha fatta, almeno, secondo me se la gioca con Moser. Sì, almeno lui e Arianna potranno convolare a nozze, visto che insomma lei si è fatta la cartografia, gigantografia in casa, le hanno regalato a Cerioli una gigantografia di lei, insomma una storia proprio tristissima. Allora, su questo direi che possiamo chiudere, chiudiamo tutto. E no, Maria, io esco citando Tina Cipollari. Io ti ringrazio, Elvi. Grazie a te, come sempre. La prossima volta conduci tu, sì, senza, no. Te lo dico così, ti prepari anche psicologicamente a lunedì per questa nuova emozione e vi diamo appuntamento appunto proprio a lunedì con Gossip Mania. Buona serata e soprattutto buon weekend.